Chiunque abbia viaggiato un po' nella vita sa bene che ogni viaggio ha qualcosa di unico per cui essere ricordato, pertanto anche oggi, come al solito, vi racconterò una storia che non è stata mai raccontata, né mai lo sarà di nuovo. È la storia di un viaggio in una terra dal fascino fuori dal tempo, dove in poche settimane sembrano passare molti mesi. È la storia di una dimensione dove il confine tra sogno e realtà non è poi così ben definito. È anche la storia di un'incredibile e non prevista coincidenza. Mi sono accorto che questo viaggio è un viaggio speciale. Voi 12 siete il mio addio al celibato. È la storia del mio viaggio in Perù. Non lo sapevo! Il Perù è uno dei paesi più grandi di tutta l'America del Sud, conta 31 milioni di abitanti ed ha una geografia unica al mondo che fa sì che in questo paese ci sia praticamente qualunque clima. Dal mare, infatti, si passa alla costa desertica e da qui alla sierra, dove le Ande toccano quote anche di 6.000 metri, per poi tornare alla pianura, ai deserti e alla foresta pluviale più famosa del mondo, la foresta amazzonica. Come conseguenza dei disastri dei conquistadores, in Perù si parla spagnolo, ma molte comunità parlano ancora le vere lingue di questa parte di mondo, ovvero l'aymara e soprattutto il quechua, che non è una marca di tende da campeggio, ma il nome della lingua nativa del popolo inca, la cui eredità è di sicuro ciò che rende il Perù uno dei posti più affascinanti del mondo, ma andiamo con ordine. In Perù ci si arriva ovviamente in aereo, sorvolando le Ande e atterrando nella capitale, Lima. A Lima ci accoglie un tempo uggioso, ma soprattutto una grandissima soddisfazione. È sempre bellissimo vedere il brandizzamento della situazione, guarda che bello che è, guarda quanto è bello. Lima nel mondo si distingue essenzialmente per tre cose: un piacevole lungomare a strapiombo, un traffico micidiale e soprattutto Plaza de Armas. Quella che vedete è la chiesa dell'Immacolata Concezione, la cattedrale di Lima sostanzialmente. La cosa che mi ha stupito è che all'interno c'è una cappella dedicata a Francisco Pizarro. Ora, mi sembra strano che nella chiesa principale del paese dedichino una cappella a uno che è venuto qui a sterminarli fondamentalmente, a depredarli di qualunque cosa. Solo che dal punto di vista della chiesa, Pizarro non è quello che ha conquistato il Perù, ma quello che ha portato la religione cattolica. Quindi se la rigiri un pochettino inizia ad avere un senso, però fa comunque strano, bisogna dire la verità. Dicevo appunto che Lima ha un bel lungomare, ottima occasione per incontrare per la prima volta Sua Maestà l'Oceano Pacifico. Ok, ora che ci siamo tutti quanti settati più o meno sul fuso orario locale, perché in Perù ci sono 7 ore in meno rispetto all'Italia, siamo venuti qua a farci un giro sulla costa, sull'Oceano Pacifico, per sentire un po' qual è il sapore di questo oceano. Quello è il quartiere di Miraflores, che è dove stiamo noi. Si prende una scala e si arriva qui sul mare, dove c'è gente che fa surf e un branco di delinquenti che fanno foto a cose improbabili. Attenzione, perché si sta creando un circuito infinito: la foto a quello che fa la foto, vai, vai. A quello che fa la foto, a quello che fa la foto, cioè è una catena, non finisce più. La stai facendo, papà. Tutto questo voleva solo prendere un granchio. Yeah! Fai di macro. Piccola parentesi, Christian, oltre a fotografare granchi, avrebbe passato il resto del suo viaggio a lottare con il riconoscitore vocale della sua nuova GoPro. GoPro spento! GoPro spento! Ma a parte questo, Lima aveva ben poco altro da offrire, se non una specie di parco degli innamorati o qualcosa del genere. Quindi il prima possibile abbandoniamo questa città insipida, guidando verso sud, in direzione Paracas. Sopra un'onda stanca che mi tira su, lungo la strada per Paracas ci accoglie uno dei tramonti più belli di tutto il viaggio, nei pressi di Pisco, che oltre a essere il nome di una città è anche il nome del distillato più tipico made in Perù, che avremmo scoperto quella sera in un contesto francamente da sboroni. Paracas ci accoglie un ambientino umile, modesto, per persone di basso ceto sociale e basso livello intellettuale. Yeah! E sei in full position. Full position, non sbagli mai. Guarda che ne serve un altro. Ma non siamo certo venuti a Paracas per fare i fenomeni, siamo qui per un altro motivo. Ok, stamattina da Paracas prendiamo questa micro barchetta per andare alle isole Ballestas. Le isole Ballestas sono un piccolo arcipelago che è un piccolo paradiso di fauna e avifauna nella costa peruviana. Parta la scommessa, chi è il primo che si becca la cagata in testa? La cagata in testa? Secondo me Luca. Teleobiettivo pronto? Gruppo carico, si parte. Una volta a bordo della nostra barchetta, Marco sembra uscito da un film porno. Ah,
Prendiamo la via del mare e ci imbattiamo nel primo grande mistero del Perù, ovvero questo enorme candelabro, secondo alcuni un cactus, scolpito nella montagna e non si sa da chi, né quando, né come, né soprattutto perché. Si sa solamente che è stupendo e che a poche miglia da qui si trovano appunto le isole Ballestas, dove veniamo accolti da leoni marini, pellicani, uccelli di vario tipo, incluso una specie di rave party per cormorani. Ed è stato mentre eravamo in piena estasi per la bellezza del regno animale che abbiamo, diciamo, deciso di fermarci un po' più a lungo del dovuto in mezzo al mare. Qualcuno ha avuto la bella idea di lasciare una corda in mezzo all'oceano, così. Abbiamo due corde incagliate, perché non si capisce come mai ci sono delle corde sparse qui nell'acqua. È arrivato il SUP, che con un coltello tra i denti, roba che neanche Rambo. Tuttavia, nemmeno questo sembrava funzionare. Raga, non ci credo, stanno affilando il coltello. C'è l'arrotino. Signore e signori, è arrivato l'arrotino. Anche questo approccio non servì a niente, quindi l'unica era aspettare un soccorso. Vabbè ragazzi, adesso ve lo posso dire, la corda l'ho buttata io per farvi fare il ritorno con lo yacht, no? Scusa, adesso è poco. Cos'è, vi faccio tornare a casa con sto barchino? Siamo messi malissimo praticamente. Coltello non taglia, il sub non disincaglia, lo yacht non ci prende perché abbiamo l'aspetto non adeguato allo yacht. Almeno Christian ha le parole crociate. Ci restano le barzellette delle parole crociate. 5 lettere si incaglia nei motori, corda. Dopo circa un'ora d'attesa arrivò in effetti qualcuno a salvarci. Raga, ho un'idea. Dai, dai. Però no. Ora non so perché, ma ebbi come la sensazione che questo ritardo avesse messo un filino di fretta alle nostre guide. Ho capito che siamo in ritardo, però decollare anche no. Ma quel che è peggio è che poco dopo mi accorsi che dire a una manica di delinquenti che mi stavo per sposare non era stata affatto una buona idea. Che mi hanno fatto scendere con una scusa e mi hanno detto c'è un foglio per terra, semplicemente. Io posso prendere questo foglio? Ehi, no, non te ne andare, non te ne andare. Ok, nonostante i 60 minuti in balia delle onde, siamo riusciti a riservarti una piccola sorpresa. E credo che mi stiano organizzando un qualcosa per l'addio al celibato. Io lo sapevo che ho fatto una cazzata a dirgli. E poi c'è scritto, se non vuoi schiattare ti consigliamo di seguire per Takama Fazenda. Io non lo so dove è la Fazenda Takama. Ma perché io devo sempre viaggiare con i delinquenti? Cioè, ma un gruppo di terza età. Quei vecchietti che giocano a briscola, quelli che guardano i cantieri. Quindi no, gli avanzi di galera me devo beccare io. Vigna Takama, ci siamo. C'ho le orecchie che fumano. Ma alla fine in qualche modo sono sopravvissuto. Tour di avanzi di galera sono quelli. Animali, sono animali. Però ti osso nelle prossime due ore, tu sei il nostro ospite. La cosa non è che mi fa stare bene. No, deve farti stare benissimo. Cioè, di per sé sarebbe anche piacevole, ma non lo vedi questo? Si è potuto iscrivere al tour perché gli è andata la libertà vigilata. E Stefanino si sposa, e Stefanino si sposa. Sì, ma niente di sé. Tutto sommato, comunque, c'è da dire che temevo peggio. Dopo una degustazione ultra professional di vini peruviani, dove ho dato sfoggio di tutta la mia ignoranza sul tema... È rosso. Eravamo pronti ad affrontare il mistero dei misteri. Sto parlando delle linee di Nazca. Le linee di Nazca sono degli enormi disegni scolpiti nelle montagne e nelle pianure del deserto che circonda la città di Nazca. E sono uno dei più grandi misteri dell'umanità perché fino ad oggi nessuno ha ancora capito chi, come, quando e soprattutto perché questi disegni sono stati fatti. La cosa che stupisce è in particolare l'attenzione ai dettagli. Ad esempio, nel geoglifo rappresentante il ragno viene rappresentato anche l'organo sessuale del ragno, che oggi è visibile solamente al microscopio. In questo secolo sono state fatte diverse teorie sul significato di queste linee. Alcuni sostenevano che fosse una specie di enorme calendario astronomico, ma non è stata trovata nessun tipo di corrispondenza tra la posizione di questi segni e il calendario astronomico. Altri ancora pensavano che fossero delle guide enormi sulla Terra per costruire degli enormi palloni aerostatici, e a tal proposito qualcuno pensava che la civiltà di Nazca fosse in grado di volare, perché appunto queste linee sono visibili esclusivamente se si vola esclusivamente dall'alto. Insomma, non c'era alternativa, dovevamo volare anche noi. Una pesatina per essere sicuri di non precipitare, due passi in aeroporto e il...
lungo vissuto di questo volo. Pregate. Flavia ha il dono della sintesi. Ora, lo so che può sembrare banale, ma quei simboli sono una cosa talmente strana e fuori dal mondo che alla fine, secondo me, hanno solamente una spiegazione possibile. Cioè, secondo me non esiste altra spiegazione plausibile se non quella degli alieni. Sì, direi cioè, anch'io. Cioè, cosa c'è di così strano che esistano altri pianeti con altre persone? No, è praticamente ovvio che esistano altre forme di vita. Sapevo, sapevo, lo sapevo che andai a parlare. Cioè, ma come fai a inventarti una cazzata che è il calendario astronomico? Cioè, ma chi lo fa un calendario? Poi, voglio dire, se la scimmia la disegnano bene, no? Perché l'uomo lo devono fare con la testa quadrata? Perché ha un casco, Luca, c'ha un casco. È ovvio che ha un casco. E gli scarponi anche. Sì. E l'astronauta aveva anche gli scarponi. Anche gli scarponi, vero. Come era prevedibile, l'argomento suscita un certo dibattito. Motivazioni pro alieni. No, esistono per forza. Infinite possibilità che esistano altre forme di vita e che siano in contatto con un sacco di altre forme di vita anche con noi, per forza. Io sono d'accordo. Motivazioni contro alieni. Li avremmo già visti, invece no, siamo qua da 2000 anni, da soli. Perché si nascondono sti alieni? Si dovrebbero venire qui, godere delle bellezze del Perù, mangiarsi una pizza, una mozzarella, pasta al pesto. Io concluderei il dibattito con un paio di domande. Ma se non esistessero i funghi, riusciresti a immaginare? E se non esistessero i pesci, riusciresti a immaginarli in altre zone di questo universo? È facile da realizzare. Esiste tutto ciò che io non riesco ancora a immaginare. È praticamente ovvio che esistano altre forme di vita. Del dibattito. Che c'è una connessione tra le due grandi mondi. Ma senz'altro. E ti fa paura la cosa? Mi fa paura, ma penso che sarebbero già stati, sarebbero venuti. Lasciamo Nazca dalla stazione degli autobus, dove saliamo su un enorme bus diretto ad Arequipa, viaggio inaugurato da un brindisi decisamente andino. La Red Bull ci fa le seghe. Inca Cola. E sai cosa bevi? Nonché viaggio che si rivelò presto un viaggio alla speranza. Siamo in pullman da qualcosa come 10 ore, cose di questo tipo. Se non altro le postazioni sono comodissime. Poi alla fine si chiacchiera, ce la si conta un po'. In un modo o nell'altro ti passa. È interessante perché la percezione è alterna, nel senso che c'è Fra che ha dormito 11 ore su 12 di viaggio, non si è neanche accorto che siamo partiti. Comunque sia, in un modo o nell'altro, riusciamo ad arrivare sani e salvi ad Arequipa, che si distingue nel mondo per tre motivi. Un panorama spaziale. Quella montagna laggiù è interessante per due motivi. Primo, perché oggi è alta 5.000 metri, ma una volta era un vulcano alto 9.000 metri, la cui punta è esplosa durante un'eruzione. E il secondo motivo è interessante per i torinesi, perché si chiama Picciu Picciu. Questa la capiscono solo i piemontesi, però fa ridere, cioè, è strano. Cioè, Picciu Picciu. Cioè, proprio in Picciu. Una serie di chiese, una più bella dell'altra, contenenti veri e propri gioielli e opere d'arte, e ovviamente l'immancabile Plaza de Armas. Questa è Plaza de Armas, la piazza principale di Arequipa. Arequipa soprannominata la città bianca, non tanto perché la maggior parte dei palazzi sono effettivamente bianchi, ma perché essendo una città coloniale fondata dagli spagnoli, era abitata dai bianchi. Su Plaza de Armas si affacciano quella chiesa laggiù, che è una chiesa dei gesuiti, e soprattutto la chiesa principale di Arequipa, che è il Duomo di San Pietro. Queste due chiese sono tra le cose più belle da vedere ad Arequipa, ma se passate di qua, dedicate almeno due ore al monastero di Santa Caterina, perché è qualcosa di incredibile. Ecco, di fatto tutte quelle belle cose che vi ho detto cadono malamente di fronte alla strepitosa bellezza del monastero di Santa Caterina, di gran lunga la cosa più bella di tutta Arequipa, nonché una delle più belle di tutto il Perù in generale. Il monastero di Arequipa è praticamente una città nella città, è un piccolo labirinto fatto di viuzze, viottoli, piccole celle di preghiera per le suore che vivevano qua un tempo, ma la cosa più figa in assoluto sono i colori, si passa dal blu fino al rosso vivo, che è veramente il posto più bello della città. Ad ogni modo, Arequipa per noi rappresentava anche la porta verso una grande particolarità di un viaggio in Perù, ovvero le transizioni climatiche. Arequipa sta a circa 2000 e qualcosa metri sopra il livello del mare. Siamo poco sotto l'equatore e ha un clima secchissimo, il che significa che di giorno sotto il sole si schiatta e ci si disidrata in un attimo, ma di sera oppure quando si va all'ombra l'escursione termica è estrema. Ma questo è solamente un assaggio di ciò che ci aspettava, perché a quel punto era ora di dirigersi verso il cuore delle Ande.
Oggi iniziamo a sperimentare una delle vere insidie di un viaggio in Perù, che è l'alta quota. Stiamo facendo la strada che da Arequipa ci porterà a Civai attraverso un passo di montagna che toccherà i 4900 metri, roba che è il Monte Bianco in confronto e spiaggia. Qui in questo punto siamo a 3800 metri e quella che vedete laggiù non è una nuvola ma una nube di eruzione vulcanica dal Sabancaia, che è un vulcano che ha appena eruttato qualche minuto fa e non è una cosa così insolita, è un vulcano che tende a eruttare abbastanza frequentemente nel corso di una giornata. Attraverso paesaggi e scenari di una bellezza ultraterrena iniziamo a raggiungere quote abbastanza importanti. In base all'altimetro del nostro efficientissimo uomo svizzero siamo a 4018 metri. Uno dei rimedi tradizionali del popolo Inca contro il mal d'altura è questo bellissimo infuso che si chiama mate de coca. Coca vera, cioè sono le stesse foglie con cui si fa la droga. Dico bene? Mate de coca, cin. È buono, tra l'altro, sa di menta. Continuando a salire, le Ande ci accolgono con paesaggi sterminati e animali adorabili come le vicugne e soprattutto gli alpaca, di cui è realmente impossibile non innamorarsi per quanto sono dolci e soffici, oltre che modelli eccezionali per selfie memorabili, anche se il loro modo di intendere l'amore, diciamo che non è proprio il massimo dell'eleganza. Scena vietata ai minori di anni 18. Allora, è importante fare un po' di cultura, no? Perché sicuramente in Italia conosciamo molto bene il concetto di pecorina, ma la variante peruviana è l'alpachina, con diversi gli sputi e una che annusa quello che sta accadendo. Eccolo, vai che ci sei. Dai, è tutta. Senza paura. È un momento sociale comunque, cioè fa parte del ciclo della vita. Conclusa la nostra parentesi erotica, la strada continua a regalarci scenari indimenticabili, mentre lentamente arriviamo a sfiorare i 5000 metri. Ok, ce l'abbiamo fatta, siamo ai 4900 metri del Mirador de los Vulcanos, l'osservatorio dei vulcani che, come dice il nome stesso, è perché siamo circondati da vulcani. Uno laggiù ha appena eruttato, ma non è una cosa strana, qui è normale, è un continuo, è una zona ad altissima attività sismica e geologica. Il gruppo tiene, bene o male siamo tutti un pochettino svarionati, però a 4900 sarebbe strano il contrario, diciamocelo. Da lì sarebbe iniziata una splendida discesa verso aree più ricche di ossigeno che ci avrebbe portato a Civai, che si distingue nel mondo per tre motivi: una deliziosa vita folcloristica locale. Allora, questo insieme apparentemente casuale di stracci e sacchetti in realtà è l'erboristeria del paese, e quella signora laggiù è l'erborista, che è praticamente la farmacista, cioè se hai un problema tu vai da lei, lei ti consiglia, ti dice prendi questo infuso, fai quest'altra erba, così. Vita di paese. Uno straripante mercato di foglie di coca. Allora, qui al mercato di Civai sta succedendo qualcosa che sarebbe illegale in tutti gli stadi, cioè qui vediamo caramelle alla coca, cioè diversi tipi, cioè, diversi tipi, foglie, questa ragazzi è coca, cioè, è spaccio sta roba, cioè, o ci fai il tè prima dell'aeroporto oppure ti arrestano. Sì. Però, sai. Qui la coca c'è in tutti i formati, possono esserci le foglie pure oppure le caramelle di qualunque tipo, coca per tutti i gusti. And yes baby, you got it! Plaza de Armas, con la sua piccola ma graziosa chiesa, al cui interno svetta come sempre l'immagine di Santa Rosa da Lima, patrona del Perù, e mi piace pensare anche protettrice di un viaggio che dal primo giorno ci stava regalando emozioni uniche e che ancora ce ne avrebbe regalate, a partire dalla bellezza sconcertante di una vallata vicina a Civai, il Canyon del Colca. Questo è uno di quei posti che mi piace definire infotografabili, perché puoi sbatterti in qualunque modo a prendere tutte le angolazioni possibili, immaginabili, ma non riuscirei mai a restituire il senso di immensità e di pace che ti dà guardare da una parte all'altra di un panorama di questo tipo. Davvero qualcosa di spaziale. Proseguendo lungo il canyon si giunge alla Cruz del Condor, un posto il cui nome è già di per sé un programma. Siamo venuti in questo belvedere perché è un posto segreto che conosco solamente io per vedere il condor. Non ci sta nessun altro. Mo dobbiamo aspettare il condor. Ecco. Ci serve un cadavere, Marco. Una volta avvistato il condor, l'anima del Perù si stava ormai impossessando di tutti noi, al punto che dopo un altro lunghissimo viaggio, tra nuove eruzioni vulcaniche e primi segnali di sballo da mate de coca, bevi il mate de coca che ti fa bene. E bevi il mate de coca che ti fa digerire. Pesanti segnali, a dire il vero. Con tutte quelle foglioline.
Grande, grande, sei un grande. Lo sapevo che eri un grande. A posto così. Arriviamo sulle sponde del lago Titicaca, ormai totalmente integrati nel mood peruviano. Due notizie essenziali. Tanto per cominciare, mi sono totalmente ambientato con la popolazione locale. E secondo, siamo sul lago Titicaca, che è il lago navigabile più alto al mondo. Pensate, siamo a 4000 metri sul livello del mare. Questo è un lago che segna il confine tra Perù e Bolivia, dall'altra parte c'è La Paz. La cosa interessante è che sulle isole di questo lago si parla ancora la lingua Quechua, che è la lingua del popolo Inca. Ma la cosa più interessante di tutte sono le isole galleggianti degli Uros. Le isole galleggianti degli Uros sono uno di quei posti talmente incredibili che per un attimo può sembrarti una roba finta fatta apposta per i turisti, ma la realtà è che esiste davvero una comunità di persone che abita su isole galleggianti costruite in preda a un micidiale attacco d'arte. E benvenuti a questa puntata di Art Attack. Oggi impareremo a costruire la nostra isola galleggiante fatta in casa. Queste qua sono le radici di questi giunchi che si chiamano totora essenzialmente, che stanno sul fondale del lago. Durante la stagione secca, alcuni pezzi di questa cosa qua iniziano a galleggiare, per cui loro li raccolgono e li legano tutti insieme con questi pali che piantano in questi blocchi, li legano con una corda e fanno la base, che deve essere alta 2 metri. Dopodiché mettono a strisce orizzontali, verticali, orizzontali, verticali, 1 metro di giunchi di totora essenzialmente. Sopra questo costruiscono la casa. Una volta che hanno costruito le case, hanno fatto tutto quanto alla loro comunità, devono ancorarla, perché sennò l'isola viene sparpagliata da tutte le parti del lago. E per ancorarla lanciano questa corda, che viene bloccata con un palo nel fondo del lago, tenuto in basso da una pietra. In questo modo le barche possono navigare senza incagliarsi nella corda, come è successo a noi per esempio sulle isole Ballestas. Quindi tenete tutto insieme con un po' di colla vinilica e avete la vostra isola galleggiante fatta in casa. Ma appunto, dicevamo, su queste isole ci abitano gli Uros. Sulle isole galleggianti abitano gli Uros, che sono una comunità assolutamente indipendente e autosufficiente, che risale da secoli e secoli fa. Ancora oggi parlano una lingua pre-incaica, che è la lingua aymara, e praticamente loro fanno tutto quello che gli serve per conto loro. L'unica cosa di cui hanno bisogno è qualche soldo per le emergenze, per questo lavorano con i turisti e gli vendono questi arazzi che loro cuciono di notte sostanzialmente. E gli unici momenti in cui vanno nella terraferma è per il mercato, per fare il baratto, dove loro danno le loro cose, i loro pesci e tutto quello che producono in cambio di legumi o altre sostanze. Durante tutto l'anno praticamente sono vegetariani e nelle occasioni di festa invece mangiano carne. Salutiamo gli Uros e prendiamo il largo nel lago Titicaca per arrivare a scoprire una comunità che ci avrebbe letteralmente scioccato, ovvero i Taquileños, che appunto abitano sull'isola di Taquile. Nell'isola di Taquile vive una comunità autonoma di circa 3000 persone, discendenti diretti del popolo Inca, tant'è che ancora oggi parlano Quechua, e che è totalmente distaccata dallo Stato peruviano, cioè non ricevono niente dallo Stato, non danno niente allo Stato e hanno una loro organizzazione sociale, delle loro regole, delle loro tradizioni, e l'unico modo di entrarne a far parte è sposare una delle loro donne. Matrimonio che peraltro è perentorio, perché qui, se poi decidi di non stare più insieme, di divorziare, cosa che non è possibile, ti espropriano di qualunque cosa, sia a te che alla moglie, quindi di fatto il matrimonio è qualcosa di definitivo. Quello che è davvero straordinario è che in tutti questi secoli nessuno è mai venuto a cercare di conquistarli, di assoggettarli a qualche regola, assoggettarli a qualche nazione o cose di questo tipo. Sono sempre rimasti autonomi e indipendenti, ed è una cosa che al giorno d'oggi è difficilissimo da trovare in giro. Non se li caca proprio nessuno. Chi ti caca? Nel ti di caca. Alla fine. Guardando il paesaggio di Taquile ci si sente un po' a casa, perché dopo tutto ricorda vagamente le isole del nostro mar Mediterraneo. Questo ovviamente fino a quando non vedi un uomo di oltre 100 anni, dico 100 anni, che passa la giornata a cucire un cappello, che scopriamo avere un valore fondamentale nel dress code di ogni taquilegno. Gli uomini della comunità Taquile devono sempre vestire un copricapo che ne identifica lo stato. Per esempio questo qua, bianco e rosso, lo fanno a 7 anni e dimostra che sono celibi. Quando si sposano devono prenderne uno che è completamente rosso, e se invece hanno questo qui significa che sono delle autorità, come dei capi villaggio, diciamo. Storie di questo tipo ti mettono davanti a 1000 domande su cosa sia la libertà, cosa sia la società, su quanto siamo schiavi del sistema e della burocrazia, insomma quel genere di domande dopo le quali uno inizia a drogarsi. La cosa bella è che in tutto questo, mentre ci andiamo lungo la strada, arriva uno dei nostri, tra l'altro, fa: oh, qualcuno vuole della coca? È vero che siamo al mare, ma pur sempre a 4000 metri, eh? Giunti ormai alle soglie di una grave tossicodipendenza e dopo una serata gioviale nei claustrofobici pub di Puno... Ragazzi, chi ha scorreggiato? Dai. 3 ore, no, è male.
dai, si sente. Dai, qualcuno è stato. Dai, qualcuno è stato. Era finalmente ora di andare alla scoperta del caposaldo di qualunque viaggio in Perù: l'incredibile fascino della cultura inca. Il primo impatto con ciò che resta di questa civiltà è il Tempio di Viracocha, il tempio principale di tutto l'impero Inca, meta di pellegrinaggio di tutti i territori occupati un tempo da questo popolo straordinario. Qui venivano da tutto quanto l'impero per pellegrinaggio, per pregare e cose di questo tipo. Lassù vedete che c'è un muretto, quel muretto fa parte di un percorso pedonale che univa tutto l'impero Inca, dall'Argentina fino alla Colombia, una specie di enorme cammino di Santiago di quei tempi, che veniva utilizzato per muoversi per pellegrinaggio, per arrivare fino a qua. Qui iniziamo lentamente a scoprire i meccanismi sociali dell'impero Inca. La società Inca era una società straordinaria, praticamente era organizzata come se fosse una grande famiglia, solo che si estendeva dall'Argentina alla Colombia, e dove essenzialmente vigevano tre regole, cioè non bisogna essere oziosi, non bisogna essere ladri e non bisogna essere bugiardi. Queste erano le tre cose più importanti. Ma questa era solo la prima di una serie di scoperte che ci avrebbero letteralmente sconvolto lungo un percorso che ci avrebbe poi portato a Chinchero, che oggi è poco più di una cittadina non distante da Cusco, nelle cui strade la vita scorre al lento e delicato ritmo delle Ande, ma che nasconde un passato tutt'altro che anonimo. Ai tempi dell'impero Inca, Chinchero era un'area sacra e qui sorgeva un importantissimo tempio. Quando sono arrivati gli spagnoli hanno buttato giù il tempio e costruito una chiesa al suo posto. Ma per gli Inca questo non era importante, perché comunque questo rimaneva un luogo sacro e loro venivano comunque a fare le offerte alla Pachamama, che è la madre terra. La madre terra, o Pachamama, è ciò a cui gli Inca legavano principalmente la propria vita, non solo dal punto di vista spirituale, ma anche e soprattutto tecnologico. Logico, perché i meravigliosi terrazzamenti agricoli di Chinchero erano solo l'antipasto di un vero e proprio capolavoro di agronomia che ci aspettava a Morai. Questo è uno dei capolavori del popolo Inca. Praticamente era un laboratorio agricolo segreto con cui loro permettevano alle piante della foresta amazzonica di acclimatarsi a queste altitudini. Cosa facevano? Le prendevano dalla foresta e le piantavano nel cerchio più basso, che rispetto a dove sono io ha 5 gradi di temperatura in più. Da lì piano piano le piantavano, piano piano sempre più in alto, fino ad arrivare ai terrazzamenti superiori. A quel punto la pianta era acclimatata e loro potevano vendere i semi alle città circostanti. E il bello è che gli Inca mica si limitavano a questo. Sono stati persino in grado di trovare una sorgente di acqua salata a 3000 metri di quota. Si pensa grazie a una specie di miracolo geologico dovuto al drenaggio di acqua marina da una faglia sotterranea creatasi durante lo scontro tra placche continentali che portò alla formazione delle Ande, e che gli Inca sfruttarono facendoci una schiera di saline che manco in Sicilia e che a vedersi sono uno spettacolo di rara bellezza. Questa è la sorgente di acqua salata da cui vengono fatte le saline di Maras e contiene l'11% di sale in più del Mar Morto. Ora, non curante dell'esperienza del lago Baikal che mi ha piegato su un treno, io... Salatissimo, veramente. Qua è sterile, con tutto sto sale non ci sono batteri. Dovrei stare bene. Ora ho sete però. Sì, non ho... Vabbè che non si sa se è stato il lago Baikal. Ma io non ho saputo resistere. Però, vabbè, è più forte di me. La tradizione, ora, la tradizione. Prova anche tu. Ma che ci credete o no, questo è ancora niente. Perché oltre a una padronanza incredibile della terra, ciò che rende realmente immortali gli Inca era la loro architettura, che incontriamo nella mistica città di Ollantaytambo. Ollantaytambo è costruita all'incrocio di tre vallate, una che porta alla cordigliera delle Ande e alla foresta amazzonica, un'altra che porta a Cusco e un'altra che porta alla foresta amazzonica e a Machu Picchu, la foresta amazzonica è a solo 25 km da qua. Ora, osservate con attenzione ciò che resta del tempio di Ollantaytambo. Quello che è davvero sconvolgente è la precisione micrometrica dei tagli tra una pietra e l'altra, teoricamente fatti in un'epoca dove avevano solamente scalpelli di bronzo. Se guardate, non c'è un millimetro di malta, cemento o niente tra un blocco e l'altro, sono messi esclusivamente di incastro, cioè probabilmente oggi con il taglio laser non avrebbero la stessa precisione. Quindi come li hanno fatti? Come li hanno fatti? La sconvolgente precisione di questi tagli non era però l'unica cosa degna di nota di questo posto pressoché mistico. In generale questo è un posto incredibile, perché da qualunque parte ti giri c'è qualcosa di misterioso. Le pietre su le abbiamo viste, ma quella costruzione lassù è un magazzino, chissà perché è stato messo a quell'altezza là. E poi se guardate sul profilo di quella montagna si intravede una specie di volto, una specie di profilo di volto umano, che nel giorno del solstizio d'inverno, che per loro è giugno ovviamente, non è dicembre come da noi, viene colpito dal primo raggio del sole che scorre. È un posto, credetemi, di un'energia pazzesca, non potete capirlo finché non siete qua, ed è
incredibile, assolutamente inaspettato tra l'altro, perché tutti parlano di Machu Picchu, ma poco si dice di questo posto incredibile, meraviglioso che è Ollantaytambo. In aggiunta a tutto questo, Ollantaytambo era anche la nostra porta d'ingresso alla cosiddetta Valle Sacra. In una stazione ferroviaria senza marciapiedi, un treno ci accoglie per portarci ad Aguascalientes, città di per sé insignificante, se solo non fosse posta subito sotto una certa Machu Picchu. Allora, la situazione è questa. Siccome Machu Picchu chiaramente è uno dei posti più visitati di tutto il mondo, non solamente del Perù, ci vanno una marea di turisti. Il sito apre alle 6 e il primo pullman che da Aguascalientes porta a Machu Picchu parte alle 5:30. Se vogliamo avere una piccola speranza di essere tra i primi a entrare nel sito, fargli le foto senza gente e magari con la luce dell'alba, dobbiamo metterci in coda più o meno alle 2:30. Ma oggi sveglia alle 2 e dalle 2:30 che siamo qui. Qui inizia la coda per prendere il primo pullman per andare su a Machu Picchu. In questo momento sono quasi le 4 del mattino e la coda è già lunghissima, ma noi che siamo i più furbi di tutti siamo i primi, siamo i primi. Un fenomeno interessante di questa coda sono i finti tonti, quelli che a un certo punto arrivano e con nonchalance si mettono in cima alla coda. Ovviamente tu gli fai notare dedicatamente che questa è una coda e che possono andare a suicidarsi e loro tipicamente fanno così. Ah, ah, ma quindi una è una coda! E finisce qua, no? Quella è la fine della coda. Ah no, no, voi siete i primi. Spezziamo una lancia, non sono italiani quelli che lo fanno. Non sono italiani, diciamo. Christian è in risparmio energetico. 4 ore oggi e 4 ore ieri di dormita. E domani uguale, e dopodomani uguale. Però diciamocelo, dai, il sacrificio fatto per essere i primi è stato ripagato da una vista senza precedenti. Che spettacolo. Sai che vale la pena alzarsi le due per vedere sta roba, però. Mannaggia. Quasi da non farlo vedere, perché comunque... No, esatto, qua ha fatto vedere. Devono venire. Però poi gli dispiace, li facciamo vedere. Facciamo. E fagli da vedere. Dai, ve lo meritate. Guardate che spettacolo, guardate che bello. Grazie al cielo, la nebbia sparì nel giro di qualche ora, consegnandoci Machu Picchu in tutto il suo millenario splendore. Machu Picchu è senza dubbio l'icona del Perù. Praticamente il 90% dei turisti viene in questo paese solo per visitare questo posto e da quando è stato aperto al turismo e annoverato tra le 7 meraviglie del mondo moderno, in Perù la povertà si è ridotta del 35% solamente per l'indotto turistico. Ovviamente questa cosa ha anche un lato oscuro, perché questo posto non è stato pensato per accogliere milioni di turisti ogni anno, ma semplicemente per farci vivere un migliaio di persone, per cui purtroppo sta succedendo che diverse parti della cittadella stanno sprofondando sotto il peso dei turisti, ragion per cui a partire dal prossimo ottobre, quindi tra 2 mesi, non sarà più possibile girare liberamente per la cittadella, ma bisognerà fare solamente un percorso guidato per ingresso. Machu Picchu è uno dei tanti misteri della civiltà Inca, perché ancora nessuno sa con certezza chi ci abitasse e a che cosa servisse questo posto, ma alcuni indizi portano ad ipotesi abbastanza credibili. Non si sa esattamente a cosa servisse Machu Picchu, però il fatto che non siano stati trovati scheletri di bambini e il fatto che la maggior parte degli edifici fossero templi o osservatori astronomici fa presupporre che questa fosse una città dedicata allo studio degli astri e al culto della religione. La città è collocata esattamente al mezzo di 4 punti di riferimento che si riferiscono a ogni punto cardinale. La montagna Huayna Picchu si rivolge a nord, la montagna Machu Picchu verso sud, la meridiana vicino al Tempio del Sole verso ovest. Lì sopra c'è una meridiana che ha la particolarità di essere inclinata esattamente a 13 gradi, che è l'inclinazione che ha Machu Picchu rispetto alla linea equatoriale. E per loro era un modo di capire quando erano gli equinozi e quindi il momento di iniziare la raccolta. E l'altare del Condor verso est. Marco, ma tu lo vedi il Condor qua? Certo che lo vedo. Quella è la testa. Sì. Daniel. Poi c'è il collarino, il corpo e queste due parti di roccia sono le ali, se non sbaglio. Esatto. Ma l'hanno scolpita loro o era così? Ha scolpita loro. Tu lo sapresti scolpire un condor in pietra? Ci possiamo provare. La precisione astronomica degli Inca di fatto è qualcosa di assolutamente impressionante. Questo edificio è uno dei pochissimi di tutta Machu Picchu dove non è stata trovata l'evidenza di un tetto di paglia, cioè era un posto che aveva il tetto scoperto. Perché? Perché c'erano questi due specchi d'acqua che venivano utilizzati per studiare il cielo di notte e di giorno, quindi studiare la rotazione del sole e studiare le stelle. In particolar modo, se durante la primavera si vedevano le Pleiadi riflesse in quello specchio là, voleva dire che l'anno prossimo sarebbe stato un anno ottimo per il raccolto.
C'è da dire che Machu Picchu sarà pure un'icona del turismo di massa, ma il suo fascino non conosce ostacoli, perché la sua bellezza estetica e il perfetto matrimonio con il paesaggio aspro che la circonda si fondono con il suo fascino invisibile e ricco di un'energia che non segue le leggi del tempo, ma quelle dello spirito. Questa è la Rocca Sagrada, una specie di altare dove venivano fatte delle offerte, venivano espressi dei desideri, si facevano delle preghiere sostanzialmente. Secondo la tradizione Inca bisognava prendere 3 foglie di coca, una piccola, una media e una grande, che rappresentavano i 3 mondi, ovvero il mondo sotterraneo, il mondo terreno e il mondo celeste. Si soffiava in 3 direzioni, 2, 3, e poi si poggiavano lì. Visto che mi devo sposare. Dovessi dirlo in poche parole, forse Machu Picchu è la quintessenza del fascino del mondo precolombiano, di cui ancora oggi sappiamo purtroppo troppo poco. Grazie alla sua localizzazione impervia, assolutamente impossibile da trovare se non sai che c'è questo posto, Machu Picchu è uno dei pochi posti che è sopravvissuto all'invasione spagnola e alla loro devastazione. Però quando gli spagnoli stavano agli Antaitambo, gli abitanti di questo posto, per proteggerlo, decisero di scappare a Vilcabamba, cioè la nuova capitale inca costruita al di là delle Ande dagli Inca in ritirata. Vilcabamba, tra l'altro, è uno dei posti più pericolosi del Perù al giorno d'oggi, perché è un posto presidiato dai narcotrafficanti colombiani che gestiscono il traffico della cocaina, visto che ovviamente gli Inca costruivano dove c'erano tante foglie di coca. Machu Picchu è talmente bella che, nonostante la fortuna di aver avuto una giornata così soleggiata in questo luogo meraviglioso, ci concediamo un secondo tentativo di poterla vedere all'alba. Noi volevamo andare anche la seconda mattina a Machu Picchu per fare altre foto all'alba, per fare il sentiero fino alla montagna Machu Picchu, però oggi diluvia che Dio la manda, e quindi nonostante una seconda sveglia alle 2, nonostante fossimo i primi in coda, noi ce ne andiamo. Siamo i primi, a sfregio ce ne andiamo. A sfregio, perché noi ce lo possiamo permettere. Ciao, ciao, ciao. Felici e carichi di spocchia, riprendiamo il treno per Cuzco, ma stavolta ci sarebbe stata una sorpresa. Ciao. Ma perché? Ma soprattutto, perché? Ed eccoci quindi finalmente a Cuzco, l'ombelico del mondo, cuore e capitale dell'impero Inca, che custodisce i suoi tesori strutturali più incredibili, come il Coricianca, che in apparenza sembra un normale monastero cristiano, ma che nasconde però un'architettura talmente precisa in ogni suo micrometrico dettaglio che a fatica si può definire terrestre, al punto che i conquistadores ritenevano che fosse opera del diavolo, in quanto nessun uomo sarebbe mai stato in grado di fare nulla di così perfetto. Il Coricianca, o Tempio d'Oro o Tempio del Sole, era un tempio dedicato al culto del dio Sole, pertanto era completamente coperto sia all'esterno che all'interno da lamine d'oro, perché la struttura doveva scintillare in qualunque momento della giornata. Quando arrivano gli spagnoli, ovviamente decidono di saccheggiare tutto quanto loro e poi cercano di distruggere la struttura sottostante con martello e scalpello, ma non ci riescono perché la struttura è costruita troppo bene, è costruita con incastri troppo perfetti, senza nessun tipo di connessione tra una pietra e l'altra. Per cui decidono di lasciare la struttura e di intonacarla come se l'avessero costruita loro e scostruire sopra di questa una struttura cristiana, un monastero con un chiostro come questo che vedete. Il giochino regge fino agli anni 50, quando un enorme terremoto fa crollare il tetto costruito dagli spagnoli ed espone la struttura sottostante costruita dagli Inca, che invece aveva resistito benissimo al sisma per via degli incastri perfetti con cui era stata costruita. Ora, la domanda è: se gli spagnoli non sono riusciti a distruggerlo con martello e scalpello, come hanno fatto gli Inca a scolpire le pietre con questi incastri così perfetti per costruire la struttura? La sontuosa superiorità costruttiva degli Inca trova la sua apoteosi nella fortezza di Sacsayhuaman, che in realtà è tutt'altro che una fortezza. Furono gli spagnoli a chiamarla fortezza, ma la realtà è che probabilmente era un tempio, perché la priorità degli Inca era tutt'altro che la guerra, bensì Dio, o meglio il Dio Sole, nonché il suo culto, inclusi i rituali funebri a cui era dedicato Kenko, un tempio scavato da un unico gigantesco monolite. Questa roccia era considerata sacra dagli Inca, che la consideravano una rappresentazione fisica in terra del Dio. Qui ci veniva solamente l'Inca con la sua corte e un sacerdote per fare dei rituali propiziatori. L'Inca era considerato un figlio del Dio Sole, per cui un semidio, e di conseguenza, per purificare la sua componente umana, doveva passare attraverso un sentiero scavato nella roccia divina, per quindi arrivare in questa zona purificato e quindi investito della sua natura divina e sedersi su questo trono per le cerimonie che dovevano fare. A proposito della natura semidivina dell'Inca, è interessante il trattamento che veniva riservato ai morti, cioè tutte le persone normali venivano seppellite in posizione fetale come preparazione alla prossima vita, che sostanzialmente consisteva in una purificazione dell'anima nel regno degli inferi sotterraneo, dopodiché il condor veniva prelevato e li portava nel regno dei cieli.
L'Inca no, non doveva fare questo passaggio in quanto era figlio del dio Sole e la sua vita terrena era come un sogno, come un momento in cui si distaccava dalla sua natura divina. Per cui non veniva seppellito, ma veniva mummificato in posizione seduta. E una volta all'anno facevano una processione dove portavano tutti gli Inca mummificati in corteo. Quando arrivano gli spagnoli e vedono questa processione di defunti, sostanzialmente depredano l'oro dalle mummie, le bruciano e sostituiscono questa festa con la festa del Corpus Domini. In tutto questo, impossibile non citare la piazza principale di Cuzco dal nome originalissimo e mai sentito in tutto il Perù, Plaza de Armas, dove guarda caso si trova una grande cattedrale. La cattedrale di Cuzco all'interno è stupenda, ci sono un sacco di cose bellissime e soprattutto un sacco di testimonianze interessanti di questo fenomeno di sincretismo religioso che si è creato con l'invasione spagnola e quindi l'apporto del cristianesimo che si è mischiato con la precedente religione inca. Molto interessante, ma disgraziatamente all'interno non si possono fare foto e riprese, per cui dovete venire a Cuzco. Ma a questo punto, come sempre, il viaggio doveva finire col botto. Dopo l'ennesima levataccia, puntiamo a toccare il cielo con un dito, dirigendoci verso i 5100 metri di Apu Vinicunca, la montagna dei Siete Colores. Siamo al campo base per salire alla montagna Vinicunca, volgarmente conosciuta come Rainbow Mountain, la montagna arcobaleno per via delle sue strisce colorate. Siamo al campo base, siamo a 4300 metri e dovremo fare un trekking per arrivare fino a 5100, che è il punto massimo da cui si vede la montagna e tutto lo spettacolo. Camminare per 700 metri di dislivello, partendo dall'altitudine del Monte Bianco, non è una cosa per tutti. Motivo per cui, onde evitare sorprese, ci serviamo dei cavalli offerti dagli abitanti del posto, che lentamente, con pazienza e passo costante, ci portano attraverso una vallata di rarissima bellezza, fino a giungere al cospetto della sontuosa montagna dei Sette Colori. Abbiamo superato i 5000 metri. Questo di per sé è un sentiero che in Italia sarebbe la passeggiata della domenica, ma a 5000 metri credetemi che ogni passo è tosto. La gente si ferma perché ovviamente è stremata dalla camminata. Essendo arrivati qua con i cavalli abbiamo un po' più di energia in corpo. Ecco, siamo arrivati. Oh my God. Qualcosa di incredibile. Quella che oggi viene chiamata Rainbow Mountain era un luogo sacro fin dai tempi degli Inca e si pensa che la bandiera di Cuzco sia ispirata a questo paesaggio, così come il grande dipinto del Coricianca. Ma come ogni cosa che riguarda gli Inca, questa informazione si perde nello sterminio culturale causato dagli spagnoli e a noi oggi resta soltanto un paesaggio di una bellezza extraterrestre. Quello lassù è la Usangate, una delle montagne più alte del Perù, che è 6300 metri e qualcosa. Da qualunque parte ti giri c'è solo ed esclusivamente meraviglia. Non male per un addio al celibato. Per niente. Quello fu anche il momento del mio primo abbraccio a 5000 metri di quota. Perché dopo due settimane di viaggio, il gruppo con cui viaggiavo era diventato come una seconda famiglia di cui conoscevo ogni piccolo dettaglio. Christian, ad esempio, continuava a litigare con la GoPro. GoPro spento! GoPro spento! Luca sussurrava ai cavalli. La smetti di farmi le avance? Sono in scia, ste. E in generale tutti quanti stavamo sviluppando una gravissima dipendenza da Matt de Coca. Cioè, ma dopo 5000 metri cos'è sta acquetta? Matt de Coca! Vogliamo il Matt de Coca! Matt de Coca! Ecco, queste sono le condizioni in cui mi è stato organizzato l'addio al celibato. Perché se pensate che me la potessi cavare con un semplice abbandono in strada, vi sbagliate. Fu così che quella sera, in un pub di Cusco, l'atmosfera iniziava a scaldarsi, regalando spettacoli a vari livelli di indecenza. Perché dobbiamo assistere a tutto questo? Per niente, Ru, per vedere questo. GoPro spento! Ma ovviamente la GoPro non si è spenta nemmeno questa volta e iniziò a registrare scene di delirio, pubblica indecenza, balletti improbabili. E una serie di revival dagli anni 90 agli anni 70. Macho, macho man.
per poi crescere verso promiscuità di qualunque natura e immaginazione, prima di trovarmi protagonista di un vero e proprio rapimento. Perché? Ma perché viaggio con sta gente? Cosa fa? Avvisami non che c'è la salita. No, questo è bello. Avvisami da... Ma ammazzo! Vabbè, ve la faccio breve. Mentre venivo bendato e portato in giro da due criminali con il costante panico di inciampare, spaccarmi la faccia e senza sapere in tutto questo di chi fossero le mani che mi toccavano ovunque lungo il tragitto... Che come minimo è un travone. Altri delinquenti andavano per le strade di Cuzco a cercare una donna che fosse disposta a registrare il seguente messaggio vocale. Stefano, sto qui, tutta per te. Che mi veniva fatto sentire di tanto in tanto, convincendomi che sarei stato portato da una specie di transessuale inca pronto a profanare ogni mia più nobile virtù, cosa che iniziò a sembrarmi tragicamente credibile quando intorno a me sentivo il silenzio di un corridoio e, quel che è peggio, un morbido eletto, ignaro che fosse quello di camera mia. Allungare i gambini, allungare le gambine. Pedale. qua andiamo in zona delicata. Io so che c'è un uomo qua davanti, lo so benissimo. Questo è Christian. Che ce l'abbiamo fatta. Ma dove cazzo avete trovato Stefano e sto ancora qui? Una per strada adesso. E che vi devo dire? Che vi piaccia o no, il mio addio al celibato finì schiacciato dal capezzolo di Christian. E siccome mi pare ingiusto che la mia storia si concluda con questa immagine orribile, lasciate che vi lasci parlando di una cosa di cui ancora non vi ho detto nulla. All'inizio vi ho detto che questo viaggio ci è sembrato durare diversi mesi, invece che due settimane, ma non pensiate che questo abbia a che fare con l'intensità delle giornate di quando si viaggia. Per quanto suoni paranormale, il Perù è un luogo dove il tempo scorre a una velocità diversa rispetto al resto del mondo. Intendiamoci, un'ora è sempre un'ora, un giorno è sempre un giorno, ma quello che si vive qua giù sembra non corrispondere all'esatta durata del tempo trascorso, come se il Perù si trovasse in un universo parallelo che assomiglia al nostro mondo, ma segue leggi diverse. E di questo si possono trovare diversi indizi se cercati con gli occhi giusti, ad esempio guardando i volti scavati degli anziani per le strade, mentre hai ancora sulla pelle la sensazione che questi alpaca vivano coi loro pastori in cielo più che in terra, o ancora tuffandosi prima con gli occhi e poi con lo spirito dentro i colori di una natura imponente che schizza dal mare ai 6.000 metri dell'Ausungate, passando per una fitta schiera di enigmi inspiegabili, dalle linee di Nazca al taglio laser senza laser degli edifici Inca e all'enorme mistero nascosto tra le evidenze della loro superiorità tecnologica annegata nella conquista spagnola, come la conoscenza di un vecchio saggio che sparisce sotto i colpi inferti da un ladruncolo di strada. Chiunque viaggi in Perù sviluppa una sorta di odio verso gli spagnoli che sei secoli fa ci hanno privato di una delle più grandi ricchezze culturali della storia. Eppure il fascino del Perù sta forse proprio nel fatto che la conquista spagnola ne ha potuto uccidere solamente il corpo ma non lo spirito, che ancora oggi domina questa terra e che si impadronisce di chiunque voglia viaggiare sulle orme del popolo Inca. Ed è proprio guardando questo spirito che provo un enorme senso di meraviglia nell'accorgermi che l'energia intima di questo luogo è talmente superiore da trascendere la storia e tutte le vicende umane che rimangono confinate alla terra senza alcun potere di profanare questa dimensione parallela dove si trova il Perù e dove la sincronia tra il corpo e lo spirito si perde un po' come accade in quei sogni da cui ci si sveglia col dubbio che gli eventi del sogno siano accaduti per davvero. Ecco, questa per me è l'essenza del Perù. Una terra che ti prende, ti addormenta e ti porta in un luogo dove le leggi del tempo non valgono. Una terra dove due settimane durano sei mesi e che ti manda a casa con la piacevole sensazione di esserti perso da qualche parte. Una terra di un fascino talmente impalpabile e misterioso che quando ti risvegli, forse per la prima volta in vita tua, hai una reale possibilità di aver capito che se è vero che lungo le Ande peruviane la vita e i sogni possono essere la stessa cosa, allora forse possono esserlo sempre e non solamente qua giù. Che però una trova il trambolino. E non eravamo in difficoltà. 5 minuti per fargli dire una frase non ha voluto. La seconda sì. Era presa malissimo. Poi ha beccato la tipa. Oh, avete documentato tutto. Un paio di manate l'ho riconosciuti da Paola, diciamo la verità. Altre sconosciute. Video spento. Figa, ne ha presa una.